Una splendida giornata estiva ha aperto il campionato italiano Minimoto 2012 presso il Minimotodromo Racing Kart di Casaluce Caserta. Presenti più di 90 piloti, griglie complete nelle categorie dei giovanissimi, SAV e Junior B, a conferma dell'ottimo lavoro svolto dalla FMI. Nella mattina, dopo le verifiche tecniche sportive di rito, le 5 classi hanno preso confidenza con i 900 metri tecnici del tracciato campano, effettuando i 2 turni di prove libere e a seguire i 2 turni di prove ufficiali, che hanno determinato lo schieramento di partenza. Prima della pausa pranzo, premiati i velocissimi poleman di giornata, per la SAV Matteo Bertelle, per la Junior A Raffaele Fusco, nella Junior B Vietti Ramos Celestino, nella Open A Mattia Casadei, per la Open B Alessio Chessa. La classe Open B ha aperto la lunga serie di partenze con Chessa che va al comando sin dal primo giro, ma un agguerrito Luca Mancin non gli rende la vita facile portandosi al comando a metà dei 23 giri previsti. Inseguono un quartetto composto da Bucciarelli, D'Angelo, Carbonera, Contadini. Sotto la bandiera a scacchi il poleman Alessio Chessa precede un ottimo Luca Mancini di M. Chiude in terza posizione Nicola Domenichelli di M. La gara è andata abbastanza bene, poteva andare meglio, diciamo, peccato per una scivolata, poi per fortuna, diciamo, è scivolato anche Mancin e sono riuscito a pareggiare Conti. Comunque è andata abbastanza bene, siamo stati abbastanza competitivi e voglio ringraziare il mio meccanico Fabio Nannetti per la moto che mi ha dato, poi voglio ringraziare la LD che veramente mi fa stare qui. E mi dà veramente il cuore e l'anima. Nella Open A, allo spegnersi del semaforo rosso, si crea subito un terzetto con Nico Barani al comando, seguito da Zanolli e Bezzecchi, più attardati Barletta e Pizzolli. All'ultimo giro l'emozione più forte quando Zanolli prova ad attaccare il battistrada ma incappa in un errore e retrocede perdendo punti preziosi per il campionato. L'ordine di arrivo vede primo Nico Barani, DM secondo Marco Bezzecchi, terzo Michelangelo Barletta. La gara è andata bene, la pista era un po' scivolosa, però meglio di così non poteva andare. Vorrei ringraziare la DM che mi procura le moto. Al via la classe dei piccolissimi, la SAV griglia piena con ben 22 partenti. Raffaele Mazzotta, SG, prende il comando delle operazioni inseguito da Bertelle e Bergamini. I tre compongono un terzetto che distaccano sin dal primo giro i diretti inseguitori, Grasso, Nersor e Cazzaniga. Sul finire Bertelle, che fa segnare anche il giro veloce, prova l'attacco per la prima piazza ma nulla cambia sotto la bandiera a scacchi con Raffaele Mazzotta che sale sul gradino più alto del podio. Il terzo classificato, com'è andata? Benino, Zocchi, mio padre, mia madre e Mattia Casadei. Il secondo classificato, dimmi com'è andata la gara e ti ringraziare. Beh, è andata bene e ringrazio il mio responsabile, mio papà, tutti quelli della Polini e saluto Angelo. Siamo con il vincitore, dici com'è andata la gara. Ringrazio mio padre, mia madre, mio fratello, papà, Sassi e Cristian. La prima delle due classi junior a scendere in pista è la A con Raffaele Fusco, che parte al comando inseguito da Vocino, Mazzullo e Arcangeli. Colpo di scena sul finire quando il battistrada sbanda e coinvolge Mazzullo e Arcangeli che lo inseguono, lasciando via libera a Vocino che riesce a evitare la mischia. Ne trae vantaggio anche Carraro che si porta in seconda piazza. Sotto la bandiera a scacchi Emanuele Vocino, DM, transita per primo, secondo Nicola Carraro su Stamas, terzo posto per Alessandro Arcangeli, GRC. Mi chiamo Alessandro Arcangeli, la gara è andata abbastanza bene,
un po' perdevamo in uscita, però sono contento, ringrazio la Federazione Motociclistica Italiana e ringrazio i miei nonni di Napoli, tutti gli sponsor, la Riviera Giochi, la Mocador, e vorrei dedicare questa gara al bar che apriranno i miei genitori, che si intitola Il 55 Caffè. Mi chiamo Nicola Fabio Carraro e ringrazio mio papà, il meccanico che mi hanno aiutato a fare tutto, le traiettorie, perché sono nuovo che viene in questa pista, e la gara è andata bene, è un po' difficile capirla e tutto bene. Emanuele Vocino. La gara è andata bene, me l'aspettavo un po' peggio, però ringrazio tutta la mia famiglia, Ugo, Alberto Iame, Alessandro Tocca, perché mi ha fatto imparare un sacco di curve, e Ivan che e Alberto Iame. Di ottimo spessore agonistico anche la Junior B, con ben 22 piloti schierati sulla griglia di partenza. Gruppone infuocato, al via la prima curva è fatale per Vietti Ramos Celestino, che si trova imbottigliato e cade. È Luca Bernardi subito al comando, ma la gara viene interrotta per l'esposizione della bandiera rossa al sesto giro da parte del direttore di gara, a causa della caduta di due piloti senza riportare conseguenze. Alla ripartenza solo pochi giri di grande bagarre e al 14° giro una ulteriore caduta ha causato l'esposizione di una seconda bandiera rossa, con classifica valida al 13° giro. Questo l'ordine di arrivo: primo Luca Bernardi, secondo Luca Pasqualotto, terzo Nicolò Bianucci. Mi chiamo Pasqualotto Luca, la gara è andata bene, sono partito bene. E dopo abbiamo continuato con le stesse posizioni. Nicolò Bianucci, Moto SC, Motore SC. La gara è stata bella perché questo weekend io e il team abbiamo sofferto perché ci sono dei problemi a motore, però piano piano si è messo a posto e siamo riusciti ad andare forte. Mi chiamo Bernardi Luca, la gara è andata bene, sono partito bene e ho fatto dei bei sorpassi con il mio amico Bianucci, e vorrei ringraziare la Polini, mio babbo e mia mamma. Le conclusioni con Marzio Leoncini, coordinatore FMI per il settore minimoto, soddisfatto per il buon inizio di campionato. Una grande presenza, grandi presenze, grandi spettacoli in pista, soprattutto per quanto riguarda i giovani piccolissimi, che sono più di 20, abbiamo riempito la griglia nella categoria SAV, la categoria di ingresso, e quindi enorme soddisfazione anche per quanto riguarda appunto i giovani piloti in pista. Un grande successo perché in totale i piloti sono più di 90 e quindi abbiamo rispettato le aspettative, e grazie alla federazione, al settore tecnico e a tutti coloro che lavorano in federazione siamo riusciti a portare questo campionato a un livello decisamente alto.